Vuoi raggiungere il successo? Ecco la regola numero 1. Ovviamente non si può raggiungere il successo da oggi al domani, ma fare i primi passi giusti, quello assolutamente sì. E sai qual è la regola numero 1? Avere fame. E non mi riferisco al cibo, ma alla fame di successo. La persona affamata è quella che vuole raggiungere a tutti i costi gli obiettivi, quella che è determinata a fare sacrifici, a scalare montagne e a superare deserti. È quella persona che arriverà prima o poi alla sua meta. Ma perché alcuni ci riescono e altri no? Perché quelli che ci riescono, su questa parola, ci mettono la faccia, si impegnano, ci credono realmente che vogliono assolutamente raggiungere questo tipo di obiettivo, fino all'ultima goccia di energia. Non si fermano, non temono nulla, anche davanti ai no. Avere fame non significa raggiungere subito l'obiettivo di 5K o 10K al mese, ma bisogna fare le cose poco per volta. Anche nel mio network, per esempio, puoi fissarti l'obiettivo di raggiungimento di 250, 500, 1000 al mese per un anno di fila fissi. Ma bisogna lavorarci, bisogna fare le cose con calma e arrivarci. Prendiamo invece quelli che non riescono. È molto semplice, dopo i primi tentativi, i primi fallimenti, si fermano e si dedicano ad altro. E questa cosa si ripeterà ancora, 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 ancora. E non si rendono conto che ripartono sempre da zero, continuamente. Quindi adesso la domanda te la faccio io a te. Tu quanta fame hai? Quanto è importante per te raggiungere una determinata cosa? Se raggiungere per te un obiettivo conta tanto, allora vuol dire che sei sulla strada giusta.